andarmene lontano sul Monte Zeta con il vento nel petto, con il vento nel petto. Quante volte dalle ardue vette dello Zeda e del Pizzo Marona ho mirato con indefinito piacere lo sterminato panorama che si distendeva ai miei piedi. Con quanto diletto ho passato le lunghe ore sui ghiacciai del Macugnaga, fra gli abeti e le irte cascate alpine. Erano appunto quei panorami, quegli abeti, quelle candide vette che si imporporavano al sole nascente. Era il raggio mite della luna che scherzava nella tacita notte, riflesso dell'increspata superficie del lago, che risvegliavano in me, possente, il sentimento religioso, ideale, e l'odio e lo schifo ad ogni bruttura. Se io fossi poeta, sarebbe stato allora il momento della mia ispirazione. Se qualcuno dei nostri grandi ha inteso e sentito Dio, guardate se fu nell'arido studio di astruse questioni o fu piuttosto in un'ora mattutina, davanti agli altari di Dio. O al tramonto, quando l'ultimo raggio di sole o il pio raggio della sorgente luna cadeva sulla mite immagine di Maria e di un uomo prostrato in dolce e confidente preghiera.